Per questo tumore di cui appunto siamo qui stasera intervenuti a parlare. Adesso passerò subito la parola alle due nostre induzioniste che sono state alle nostre tre induzioniste che ci condurranno per mano nel far capire, già questa mattina le ho ascoltate, come sia fondamentale, non importante, ma veramente essenziale, fondamentale la corretta alimentazione. Quindi passo direttamente la parola a loro, poi che saranno la parola per loro, alla dottoressa Silvia Amalfa, Carmen, la dottoressa Milano e anche la dottoressa Giusy Bonfiglio, tre ragazze che così giovani già hanno capito che bisogna mangiare meglio rispetto a come ora abbiamo fatto. Grazie. Buonasera a tutti. Le colleghe dicono che devo parlare io stasera, quindi senza che ci passiamo la parola farò una piccola presentazione, diciamo, poi chi vuole qualche delucidazione in più basta che si avvicini, siamo a disposizione. Qual è l'importanza di mangiare bene? È fondamentale perché tutto ciò che noi introduciamo nel nostro corpo è il nostro nutrimento, quindi è importantissimo nutrirlo nel modo corretto, altrimenti finisce che qualcosa non va come dovrebbe. E allora ho chiesto di fare questo bellissimo gesto
ci sono tantissime, cioè, tantissime robaconce, il radicchio, il melograno che sono fortemente antiossidanti, ci sono i broccoli che sono utilizzati spessissimo, soprattutto per i pazienti che hanno questo tipo di problematiche, quindi le crucifere in generale, sono fortemente antinfiammatorie. Poi vedo che ci sono delle carote, delle arance, c'è lo zenzero, c'è la curcuma. Le carote come le possiamo utilizzare? Noi come nutrizioniste di solito consigliamo, soprattutto per chi soffre di questo tipo di patologie, di fare degli estratti preferibilmente verdi, però un ingrediente che va bene anche per migliorare un pochino il sapore di questi estratti è proprio la carota, che dà il sapore dolce, altrimenti gli estratti verdi sarebbero un po' ostici da passare, diciamo così. Poi vedo la frutta secca, ottima per una serie di motivazioni, antiossidante, ricca di grassi buoni, va benissimo per chi soffre di questo tipo di patologie. È logico che ogni paziente poi debba avere un percorso personalizzato, non si può fare mai di tutta l'erba un fascio, quindi non si può dire che per tutti la frutta secca vada bene. Se un paziente oncologico soffre di colon irritabile o di problematiche del genere, alcuni di questi alimenti che sono presenti non vanno bene. Allora bisogna sempre fare qualcosa di molto specifico, però è fondamentale un'alimentazione fatta in un certo modo. Altro ingrediente meraviglioso è la curcuma, potente antiossidante, potente antinfiammatorio. Come si usa? Si può usare ovunque, si può usare come spezia nei minestroni, va cotto molto perché altrimenti non viene assorbito. In alternativa, se si vuole utilizzare meno cotto, si può abbinare a quest'altra spezia meravigliosa che è il pepe nero, che ne migliora tantissimo l'assorbibilità. Mancava l'olio extravergine di oliva, ha ragione. Manca l'olio extravergine d'oliva, è un alimento meraviglioso, fortemente antiossidante, soprattutto se un olio buono. E a tal proposito vi invito, quando faranno dei corsi, non lo so, però ad imparare ad assaggiare l'olio, imparare a capire qual è l'olio buono, perché purtroppo tanti di noi non capiscono l'importanza di avere un olio di qualità e si limitano a valutare il prezzo dell'olio, a quanto lo paghiamo al litro. Quindi iniziamo a valutare anche la qualità dell'olio che andiamo ad assumere. Mi dicevano di specificare una cosa. Ciò di cui noi stiamo parlando in questo momento non è un'alimentazione solo dopo che si presenta la problematica. Va benissimo anche prima. Gli antiossidanti li dobbiamo assumere per prevenire le problematiche, non solo per migliorarle. Ok? Quindi è fondamentale capire che non è solo una questione, mi ritrovo con il problema, risolvo il problema. È importantissimo, fondamentale lavorare anche prima, tanto prima. Quindi mi riallaccio un pochino al discorso precedente, è fondamentale comprare cibi di qualità, se possibile biologici, quando il biologico lo è realmente, ed è fondamentale fare un'alimentazione il più pulita possibile. A cosa mi riferisco? A ridurre gli alimenti industriali di qualunque tipo. Spesso mi chiedono allo studio: dottoressa, ma il pan bauletto integrale va bene, visto che è integrale? No, non va bene, è un prodotto confezionato. Utilizziamo il pane nostro integrale, locale, che va benissimo, è molto meglio rispetto al prodotto confezionato. Ok? Allora, ho visto che c'è il dottore Ortuso. Voi volete intervenire? Ok, e con lei non vuole intervenire? Allora, io invito il dottor Ortuso. L'alimentazione e la salute cardiovascolare vanno a braccetto, quindi gli passo la parola con immenso piacere. Grazie dell'invito, non me l'aspettavo, ma ovviamente so che stamattina già sono state dette molte cose nelle scuole, si sente, sì. E quindi non vorrei ripetere
prego. Certamente è importante e fondamentale, come avete spesso ripetuto e ripetiamo spesso, la prevenzione. Lo stile di vita è tutto. Cioè, oggi le due, io amo proiettare una diapositiva nei nostri incontri appunto sulla prevenzione, cioè lo stile di vita sorretto da due colonne, attività fisica e alimentazione. Ecco, oggi avere un sano stile di vita significa veramente evitare le malattie. Addirittura l'attività fisica è stata e assunta oggi a farmaco virtuale, il farmaco virtuale più importante, cioè non c'è farmaco o medicina che nei confronti dell'attività fisica possa essere, possa dare un beneficio migliore. Quindi diciamo, noi dobbiamo cercare tutti assieme, sapete la nostra OLLUS si occupa appunto, siamo sul campo della prevenzione cardiovascolare, di sensibilizzare veramente la gente verso questa problematica, perché spesso diamo per scontate alcune cose che sono cose normali, ecco appunto, il vivere in maniera normale, il mangiare in maniera normale è già stato accennato a come mangiare, che però ci sfuggono. E secondo me bisogna proprio cominciare dalle scuole dell'infanzia. È là che cominciano, bisogna dare i primi messaggi che poi vengono recepiti nel tempo e tra l'altro portati anche alle famiglie. Qua siamo in un campo particolare, il campo del tumore del pancreas. Dicevo a alcuni amici con cui interloquivo poco fa che proprio ieri sera ho letto che c'è uno studio israeliano fatto su 2 milioni di persone in 20 anni e si è visto che i bambini obesi hanno purtroppo quadruplicano il tumore al pancreas, quindi praticamente già l'obesità da piccolo bisognerebbe evitarla, perché poi arriviamo alle quelle che sono i quadri patologici dell'adulto. Ecco, allora bisogna che noi veramente ci appropriamo di questi messaggi che sono dicevo dei messaggi normali che però debbono far parte ormai del nostro costume. Io penso che manifestazioni come queste, ecco, c'è stata un mese fa la manifestazione condotta magistralmente da Maria Nedda, la presidente dell'Ansa della Vita, che ha sensibilizzato veramente tante persone, e io ecco, ho sentito finalmente parlare in maniera abbastanza appropriata per quanto riguarda la prevenzione dei tumori. Ovviamente, ripeto, c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare, però il segreto è quello di parlarne con tutti e giornalmente. Noi non dobbiamo avere paura di parlare. Oggi, fino a qualche tempo fa, la parola cancro, tumore spaventava. No, noi possiamo assolutamente nasconderci, perché abbiamo i mezzi. Per oggi la ricerca sta facendo veramente passi da gigante in tutti i campi, ma in particolarmente in questo, perché a mio modestissimo avviso si è intrapresa ormai da molti anni la strada giusta, che è quella dell'immunoterapia. Noi dobbiamo stimolare il nostro organismo, insomma, a difendersi, quindi lo possiamo fare. Ripeto, io le persone con cui ho a che fare, sia dal punto di vista professionale, dico camminate anche mezz'ora al giorno a passo sostenuto, e già questa è una cosa molto molto importante. So che ormai addirittura prima della chemioterapia o della radioterapia si fa in alcuni centri fanno fare attività fisica, e anche dopo dice ma io non ce la faccio, cioè, mettercela tutta. Ma ecco, per quanto riguarda, vedete l'importanza di questo farmaco appunto virtuale. Non mi trattengo assolutamente oltre, e penso, ripeto, che queste manifestazioni debbono essere ripetute, debbono essere continuate, perché altrimenti, cioè, noi non dobbiamo staccare la spina, altrimenti noi stessi ci dimentichiamo di quello che possiamo dare e possiamo fare. Grazie comunque, grazie per me. No, solo per dire che siamo qua, almeno noi, fino alle 6:30 a disposizione. Se qualcuno, ecco, ha qualche dubbio, ci vuole fare qualche domanda, siamo disponibili. Ok? Grazie a tutti gli intervenuti. Alle 6 in punto di illuminare di viola la nostra fontana,
ricordo che moltissimi monumenti importantissimi del mondo oggi saranno illuminati e anche noi nel nostro piccolo, quindi partecipiamo sia come associazioni, sia come persone sensibili al problema, sia anche come comunità cittadina, diamo lustro anche alla nostra cittadina. Quindi avremo alle 6 in punto l'illuminazione della fontana e il lancio di questi meravigliosi palloncini che porteranno, auguriamo, via da noi ogni ansia, ogni paura e ci apriranno il cuore alla speranza. Nel frattempo, come voglio ricordare, come sapete, siamo qui a raccogliere qualcosa, perché senza ricerca non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo donare e sensibilizzare tutti quanti. Grazie. Via!